Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Canevisio e il mio compito oggi è quello di introdurre l'inseminazione intrauterina. Allora, l'inseminazione intrauterina è una procedura finalizzata all'ottenimento del concepimento che si basa su un razionale molto semplice ed intelligente, cioè andare ad aumentare la densità del gamete maschile nel sito di fertilizzazione. Quando pensiamo all'inseminazione nell'immaginario collettivo, noi pensiamo alla sorella minore, se non alla sorella povera della FIVET. Ecco, mi auguro che questa presentazione un po' possa cambiare questa idea, perché fertilizzazione in vitro e inseminazione sono due procedure diverse. Ognuno ha la sua indicazione, ognuno ha il suo target di pazienti, ognuno ha la sua ragione d'essere. Se proprio vogliamo il confronto, facciamolo su dati oggettivi, cioè è oggettivo che l'inseminazione sia una pratica più facile da imparare per l'operatore, più facile da mettere in atto in ambulatorio e sicuramente meno invasiva da un punto di vista fisico ed emotivo per la coppia stessa. I primi a parlare di inseminazione furono gli spagnoli a metà del 400. A quell'epoca l'Enrico IV di Castiglia aveva sposato la bella principessa Giovanna di Portogallo. Dopo 6 anni di matrimonio non riuscivano a ottenere le reti e lui venne elegantemente chiamato Harry l'impotente. Magicamente lei rimane gravida e tutti, le malelingue del tempo, dissero che era stata una inseminazione artificiale eterologa. In realtà era stata una semplice scappatella della bella Giovanna, che a questo punto vi lascio immaginare quale soprannome potesse poi avere. I primi a parlare di un'inseminazione vera e propria sull'uomo furono gli inglesi con John Hunter a metà del 1700, mentre è opera degli italiani l'inseminazione su animali con la nascita di 3 piccoli cuccioli di cane. L'inseminazione di per sé è una pratica ambulatoriale semplice di pochi minuti, dove attraverso un catetere morbido e sottile il liquido seminale preparato viene iniettato nell'utero della paziente. È tutto ciò che precede l'inseminazione ad essere indubbiamente indaginoso e laborioso, a cominciare dalla corretta selezione delle coppie. Le principali indicazioni, l'ha detto la Cochrane nel 2006, l'ha rivisto nel 2012, l'ha detto il Capri Workshop del 2009. Le principali indicazioni per l'inseminazione sono il fattore cervicale, il fattore disovulatorio, il fattore maschile lieve, l'infertilità inspiegata di breve durata, vuol dire sotto i 12 mesi, e le disfunzioni sessuali. Tutto però, mi permetto di aggiungere, in pazienti giovani. Io punterò tantissimo sull'età della partner femminile come fattore prognostico nell'inseminazione, perché è un dato assolutamente attuale. Una volta che le coppie sono state adeguatamente selezionate e vengono introdotte nel percorso dell'inseminazione, vuol dire screenarle per le malattie infettive e poi nella donna deve essere valutato non vi siano controindicazioni all'eventuale utilizzo di ormoni alla gravidanza stessa. La preparazione del liquido seminale poi si verifica il giorno stesso dell'inseminazione, dove l'eiaculato deve essere trattato dal laboratorio biologico al fine di ottenere un adeguato numero di spermatozoi motili capacitati. Indipendentemente dal tipo di tecnica che decidiamo di utilizzare, che possa essere lo swim up, che alla fine si basa sulla capacità fisiologica del seme di poter migrare, o la tecnica di centrifugazione per gradiente di densità, l'obiettivo deve essere lo stesso, cioè ottenere un adeguato numero di spermatozoi motili capacitati. Ok, ma questo numero quant'è per poter aumentare la live birth rate? Si è visto che il numero che aumenta effettivamente il cutoff, che aumenta la live birth rate, è una total mortal count post preparazione di 5 milioni. Come pubblicato anche in maniera molto puntuale nel 2009 su Fertility and Sterility da questo gruppo, si vede come un cutoff di 5 milioni aumenti nettamente la pregnancy rate. Però secondo, c'è sempre il retro della medaglia. Questo è vero quando io ho pazienti giovani. Se la partner è più matura, non c'è total mortal count che tenga. Quei 5 milioni mi interessano poco, sono un dato meno sensibile, meno specifico, ma soprattutto meno pesante rispetto all'età della paziente stessa. La preparazione della donna invece è molto più lunga per accedere all'inseminazione, come in molte cose della vita, ma questo è un altro discorso. Prima di tutto, l'induzione dell'ovulazione. È noto in letteratura come l'inseminazione su ciclo stimolato abbia una live birth rate superiore rispetto all'inseminazione su ciclo spontaneo, indipendentemente dal farmaco che si decida di utilizzare, gonadotropine, clomifene citrato, letrozolo. L'obiettivo deve essere ottenere un adeguato numero di follicoli con una determinata diametrica. Questo adeguato numero, come pubblicato nel 2008 dagli olandesi su Human Reproduction, deve essere di 2 follicoli di dimensioni superiori ai 16 millimetri. Perché non più di 2? Perché non aumenteremmo la live birth rate, ma esporremmo purtroppo la paziente a un elevato tasso di gravidanza multipla. Anzi, il riscontro il giorno della somministrazione del trigger di più di 4 follicoli che siano maggiori di 14 millimetri dovrebbe rappresentare un criterio di cancellazione. Quindi l'endpoint della stimolazione, indipendentemente dal farmaco utilizzato, devo ottenere 2 follicoli di dimensioni superiori ai 16 mm con una concentrazione sierica di estradiolo superiore ai 500 picogrammi ml. Questo è il momento giusto per somministrare il trigger, l'HGG, e dal momento in cui somministro il trigger, dalle 12 alle 36 ore successive, devo mettere in atto l'inseminazione. Basta una singola inseminazione e la doppia non aumenta la live birth rate, e se proprio vogliamo aumentare l'ongoing pregnancy rate cumulativa, la paziente dovrebbe rimanere immobilizzata per 10-15 minuti dopo la procedura stessa. Arriviamo a eventuali compiti a casa, supporto luteale.
A chi dare il progesterone? Bisogna dare il progesterone quando pensiamo che la produzione endogena di progesterone non sia sufficiente a garantire un corretto supporto luteale. Questo si verifica per le pazienti stimolati con gonadotropine. Per le pazienti stimolate con clomifene citrato la produzione endogena è sufficiente, quindi noi non dovremmo supportarle con del progesterone esogeno. Nel 2010 Philippe Marvial in Francia ha pubblicato su Fertility e Sterility questo articolo, dove è andato ad analizzare 1038 cicli di inseminazione oltre a fare una review della letteratura. Il suo fine non era soltanto quello di identificare i fattori prognostici positivi di gravidanza, ma voleva identificare la coppia ideale da candidare all'inseminazione. Questa coppia è composta da una donna di età inferiore ai 30 anni, innota per un fattore cervicale o disovulatorio, il cui aiutante marito abbia una total count superiore ai 5 milioni, coppia che siamo riusciti a stimolare ottenendo almeno due follicoli di dimensioni superiori ai 16 mm con una concentrazione sierica di estradiolo superiore a 500 picogrammi ml. 4 anni dopo, la Cadinelli è andata ad analizzare il doppio dei cicli, 2019, ed è andata a identificare altri fattori prognostici positivi. Ha introdotto l'infertilità secondaria, ha introdotto l'FSH basale inferiore a 7, ma soprattutto finalmente l'endometrio. In realtà io ho letto tanti articoli sull'induzione dell'ovulazione, pochi autori si focalizzano sull'endometrio, siamo tutti ad osannare i follicoli, giustissimo, però alla fine anche l'endometrio ha il suo perché, nel senso è la sede di impianto, dobbiamo avere dei cut-off da rispettare. La Cadinelli arriva a dire che uno dei fattori prognostici positivi è trovare un endometrio trilaminare il giorno del trigger di almeno 10-11 mm. Sicuramente tra i fattori prognostici uno dei più importanti è l'età. È noto come per le over 40 neanche dovremmo parlare di inseminazione, perché faremmo esclusivamente perdere tempo alla paziente. Meglio candidarli direttamente alla fertilizzazione in vitro per dar loro la maggiore chance di successo. Ci sono degli autori che addirittura abbassano questo cutoff a 38, dicendo che dopo i 38 eventualmente possiamo fare l'inseminazione solo alle infertili secondarie. Anche questo dato non è unanime in letteratura, non c'è un cutoff ben definito di età, perché comunque io gli studi sull'inseminazione li trovo per 36, 37, 38, 39, 40 anni, quindi forse delineare una sorta di cutoff sarebbe sicuramente utile. L'inseminazione è una pratica largamente utilizzata in tutto il mondo, non soltanto nei centri di fertilità, ma anche negli ospedali generici o negli ambulatori privati dei singoli ginecologi. E nelle coppie adeguatamente selezionate, mi permetto di dire giovani, dovrebbe essere presa in considerazione come primo approccio all'infertilità di coppia, anche seguendo il diktat della legge 40 sulla gradualità del percorso. In realtà però fino a che punto spingersi? Dato assolutamente controverso in letteratura. C'è chi dice che oltre i 2-3 cicli è inutile andare avanti perché tanto non caviamo un ragno dal buco. C'è chi dice che le migliori possibilità si hanno dopo 6 cicli. In realtà ho trovato un'autrice olandese che nel 2014 ha fatto una valutazione assolutamente molto pratica, cioè una valutazione monetaria, è andata a dire va bene, quanto ci costa il tutto proporre l'inseminazione o proporre la FIVET. Ha preso pazienti tutte tra i 30 e i 38 anni, tutte con l'indicazione all'inseminazione, divise in due gruppi. Un gruppo a cui ha proposto 3 cicli di inseminazione e nel caso di fallimento la FIVET, un secondo gruppo candidato direttamente alla FIVET. E cosa è arrivata a dire? Che in termini di soldi, se il nostro centro ha un tasso di gravidanza per paziente da inseminazione prossimo al 20%, allora ha sempre comunque senso parlare prima di inseminazione, a meno che il tasso di gravidanza da FIVET non superi il 38%, perché a quel punto non c'è inseminazione che tenga. Cioè, in termini di costo-beneficio andiamo a botta sicura sulla FIVET, perché è la pratica sicuramente più vantaggiosa da un punto di vista dei risultati e da un punto di vista appunto del costo. Sebbene sia una pratica largamente utilizzata in tutto il mondo, nel 2013 una voce si è discostata dal coro, proveniente naturalmente da un organo altisonante come l'NHS inglese. Che cosa è arrivata a dire? Che l'inseminazione non dovesse essere più fatta per le canoniche indicazioni, non più per il fattore cervicale, non più per il fattore disovulatorio, per l'infertilità inspiegata, tutte coppie che se vogliono provano a casa loro, altrimenti candidiamo direttamente alla FIVET. Secondo l'NHS l'inseminazione deve essere riservata esclusivamente a coppie dello stesso sesso che vogliono concepire, a coppie che non possono avere rapporti fecondi per malattie sessualmente trasmesse o a coppie con disfunzioni sessuali. Quindi traduciamo il tutto, vuol dire cancellare l'80% delle inseminazioni. Diciamo un diktat un po' drastico. È per questo che non tutte le cliniche inglesi hanno preso di buon occhio queste nuove linee guida. Tant'è vero che nel 2015 è stato pubblicato sul British Medical Journal Online una sorta di censimento fatto alle cliniche inglesi, andando a chiedere quante effettivamente avessero seguite le nuove linee guida. E si vede che, nonostante il 78% fossero comunque a conoscenza delle nuove linee guida, meno del 37% le ha messe in pratica. Forse perché, come in tutte le cose, la verità sta nel mezzo. Le cose troppo drastiche forse non piacciono a nessuno dall'oggi al domani. Come ci comportiamo in Italia? Nel 2012 abbiamo trattato 18.000 coppie per inseminazione, affrontando più di 29.000 cicli di inseminazione, di cui l'83% su ciclo indotto, meno del 17% su ciclo spontaneo.
Abbiamo ottenuto un tasso di gravidanza per paziente del 16,7%, per ciclo del 10,3%. Gravidanze tutte maggiormente concentrate nelle pazienti giovani, così come il tasso di gravidanza multipla, che è stato del 7,2%, è stato comunque concentrato nella ragazza più giovane. In Humanitas, questo è stato il trend dell'inseminazione nell'arco degli anni. Mi sono focalizzata sul 2014, dove abbiamo trattato 253 coppie per inseminazione, dove l'indicazione principale è stata l'infertilità inspiegata. Queste 253 coppie per un totale di 499 cicli iniziati di inseminazione, di cui 440 effettivamente esitati nella procedura, 59 cancellate per diversi motivi, eccessiva risposta, mancanza di eiaculato il giorno dell'inseminazione, volontà della coppia o quant'altro. Quasi tutti organizzati su ciclo indotto, solo due cicli su un ciclo spontaneo, mi sono rivista le cartelle, era la singola paziente intollerante praticamente a miliardi di farmaci. Che risultati abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto un tasso di gravidanza per coppia del 18,1%, per ciclo del 9,2%. Possiamo vedere un'altra volta sempre gravidanze concentrate comunque nelle ragazze più giovani. Prima di arrivare a eventuali conclusioni, volevo affrontare un ultimo piccolo capitolo che sicuramente interessa tutti quotidianamente nella nostra pratica clinica. Vale a dire, stiamo seguendo una paziente che sta facendo i monitoraggi per l'induzione dell'ovulazione per FIVET e ha una bassa risposta. A tutti sicuramente viene la tentazione, ok, questa la converto in inseminazione. Cosa dice la letteratura? Dal 2010 ad oggi tutti gli autori sono concordi nel dire che se l'induzione dell'ovulazione ha prodotto almeno due follicoli di dimensioni superiori ai 16 mm, la paziente deve fare il PIC, perché avrebbe comunque, seppur bassa, una labor rate superiore rispetto alla conversione in inseminazione. L'eventuale conversione in inseminazione prendiamola pure in considerazione per le risposte monofollicolari, perché tanto la labor rate delle due procedure sarebbe la stessa, però diciamola, sarebbe prossima allo zero. Quindi dicono, va bene, in termini di costo l'inseminazione mi costa di meno, convertiamo. Però in realtà nel 2014 questi altri autori dicono, va bene, vogliamo parlare di costo, allora siamo sinceri, cancelliamo il ciclo, perché tanto per avere una labor rate prossima allo zero, almeno in questo modo spendiamo meno del tutto. Io ho visto i nostri dati, nel 2014 noi abbiamo fatto 14 conversioni, di cui tutte per risposte monofollicolari, 8 su pazienti sopra i 40 anni, 6 sui pazienti tra i 37 e i 40 anni. Tutte avevano sviluppato un follicolo superiore ai 17 mm, chi 18, chi 20, eccetera, tasso di gravidanza zero. A questo punto, a quali eventuali conclusioni possiamo arrivare? Sicuramente l'inseminazione è una pratica facile da mettere in atto, facile da imparare, poco invasiva da un punto di vista fisico ed emotivo per la coppia. E nelle coppie adeguatamente selezionate può, non deve, essere presa in considerazione per affrontare in primis l'infertilità inspiegata, l'infertilità di coppia, scusate, anche rispettando la famosa gradualità della legge 40. Però se veramente vogliamo dare delle chance di successo a questa tecnica, selezioniamo adeguatamente la coppia, ricordandoci sempre che se non c'è l'indicazione è inutile che anche ci proviamo. In secondo luogo, una coppia è formata da un versante femminile e un versante maschile, l'uno imprescindibile dall'altro, e nel versante femminile è fondamentale l'età della paziente. Mi piacerebbe che nell'arco degli anni prossimi delineassimo un cutoff oltre il quale dire, signora cara, nel suo caso proprio non parliamo di inseminazione, perché tanto non le daremmo delle probabilità di successo. Parliamo direttamente di fertilizzazione in vitro, perché la tecnica è sicuramente più idonea per il suo percorso. Grazie.